Bentornati nella Ladderlock e monotipo acciaio, secondo episodio della maratona. E oggi ci troviamo contro un monotipo normale. Monotipo normale che inizia con Smeargle, che può essere un Pokémon abbastanza infame. Però riusciamo a gestirlo, perché possiamo tranquillamente iniziare con Magnezone, fare Volt Switch e finire sul nostro Ferroform. Ok, Magnezone contro Porygon Z. Ok. Andrà molto probabilmente di non so cosa. Non so cosa, palla ombra probabilmente. Possiamo anche rimanere in campo a fare DPS, diciamo. È improbabile che switchi subito su Diggersby, ma per Diggersby abbiamo una risposta. Dark Pulse, ok. 59%? Interessante. Comunque, se ha fatto 59 a Magnezone, a Ferrothorn quanto farà? Farà molto di meno, spero. E così potrò piazzare delle Vitoroccia. Delle Vitoroccia, perché non vedo Defogger a parte Skarmory. E poi Smeargle non è tanto Defogger. Ok, 30%. Però adesso lui probabilmente switcherà. E se switcha, voglio provare a fare un Leech Seed e recuperare un po' di vita. Recuperare un po' di vita che può sempre essere utile. Questa lotta la vedo facile, però se mi distraggo perdo, quindi non distraiamoci per l'amor del cielo. La sua mega intanto è Lopunny. Duck. Porygon Zeta mi piacciono tutti i Porygon. Ah, ci siamo dimenticati di dare Lev Fan all'avversario. Ok, vado in campo Smeargle, che vede la sua vita riducersi. E possiamo andare adesso... potrebbe voler fare Dark Void. Potrebbe voler fare Dark Void. Noi andiamo di Power Whip. Sono sicuro che ha Dark Void adesso. Eccolo là, appunto. Però, come reagiamo a questo Smeargle? Anzi, Smeagle. Piazzi una cosa, va bene. Ma poi ti butto giù con Magnezone e vado dritto su... come si chiama? Piazza le Steltrock. Pessima scelta, amico mio. Pessima scelta. Intanto recuperiamo un po' di vita con Magnezone. Andiamo direttamente di... Flash Cannon, nel caso volesse mandare in campo il suo Niggersby. Cosa che è anche abbastanza probabile. Dobbiamo levare le Steltrock. Porygon 2 invece manda in campo. Che si prende un Flash Cannon. Che non gli fa assolutamente niente. Contro Porygon 2, chi possiamo mandare in campo? Possiamo mandare in campo Scizor a fare knockoff. Però... più allettante l'opzione di mandare in campo Ferrothorn e piazzare altri parassiseme, dato che l'avversario, a parte Porygon, non ha possibilità di recuperare vita. Sono trappato! Ci ha fregato alla grande! No, e invece switcha! Si è fregato il bonus che... perché? Che aveva? Che cosa? Ci aveva trappato, poteva fare quello che voleva di noi! Poteva buttarci giù e fare recover. Invece ha sprecato Porygon Z. Perché incontro a questi livelli di ladder ancora certa gente? Vabbè che si è abbassato un po' la ladder, perché mi sono dimenticato di cambiare account mentre provavo questa versione definitiva. Quindi siamo un po' scesi, perché ho forfettato un po' per modificare le cose. Think about it. Messed up. Ok. Non ci aveva pensato. Adesso però gliel'abbiamo detto, quindi l'avrà mandato in campo sicuramente. Nuovamente. No, manda in campo Lopunny. Non ci ha pensato proprio a niente. Andiamo in campo Skarmory e piazziamo la tossina, perché avvelenato è bello. E non vale la pena levare le Vitrocce fino a quando rimane in campo quel Niggersby. Però dobbiamo andare di Roost per forza, altrimenti poi non possiamo più mandare in campo Skarmory. E quel Lopunny non lo spediamo in nessun modo, perciò potrebbe essere un problema. Spero che fallisca un calcio in volo. Vado in campo Diggersby, ok, non l'ho capita. Anzi sì, Diggersby ha Wild Charge, quindi gli mandiamo in campo Ferrothorn e gli facciamo fare un novello scontro. Ha Wild Charge, no? Non sto... no, ha Knockoff però. Che ci leva gli avanzi. Però, adesso abbiamo la possibilità di provare a svegliarci e piazzare dei parassisemi. Parassisemi che possono essere estremamente utili. Lopunny, ok, ci svegliamo e missiamo i parassisemi. Possiamo andare dei Protect e far rifallire il calcio in volo, però. Questo sarebbe molto bello. E avere il parassisemi in campo sarebbe ancora più bello. Drain Punch. Aia. Anzi, anche no. Perché vuol dire che se ha Fake Out non ha il gelo pugno, non ha ritorno. Anche se non gli servirebbero contro di me. Cosa fai? Hai Jump Kick. 48%. Ci ha predictato la grande. Come gestire la situazione? Bisogna sacrificare qualcuno. E secondo voi chi sacrifichiamo? Magnezone, ovviamente.
Magneton. E poi andiamo in campo. Andiamo in campo. Chi? Falliscilo uno, ma. Porca miseria. Andiamo in campo Scizor a fare un bel pugno scarica. Provando a fargli più danni possibili. Dovremmo riuscire a fargli un discreto quantitativo di danni. Se non mandarlo giù direttamente. Piccolo lag. Piccolo lag. Ok. Entra in campo Scizor. E vediamo cosa fa l'avversario. Noi abbiamo il Bullet Punch buttato giù. Ok, non si aspettava che lo buttassimo giù. Siamo bendati. Forse non se l'aspettava. Staraptor, come gestire Staraptor? Non possiamo andare in campo Scaramori. Non possiamo fare nulla di particolare. Andrà di Zuffo o di Baldeali? Andrà di Baldeali probabilmente. Ma andiamo in campo Aggron. Perché non andrà di Zuffa. Perché Zuffa perde lo stab. Andrà o di Baldeali o di Retromarcia. Eccolo là, appunto. Manda in campo Diggersby. Non lo so, non lo so. Spero Porygon. No, non spero Porygon, onestamente. Devo trovare il modo di far recuperare vita a Skarmory. Perché potrebbe esserci utile. Potrebbe esserci utile contro Impersonator. Momento. Ok. Allora, fatemi provare una cosa. Sì, sto aumentando e diminuendo l'audio del microfono, non so se si sente, però. Cosa vuole fare quello là? Vuole farci mandare in campo Scizor e provare a fare un knockoff? Knockoff che sarebbe vantaggioso su tutti gli avversari. Cosa farà? Cosa fai? Three attack, che non ci scotta, vero? Poi uno non si deve arrabbiare. Avete capito? 6% di possibilità di scottare. Pari di un critico. E ci scotta. Gli abbiamo levato le viola e le violite. Adesso cosa farà? Noi andiamo in campo Ferrothorn. Piazziamo le nostre Leech Seed. Come bravi bambini che siamo. Tanto non ci farà altri status contro attack, vero? Vero? 3 attack, 11%. Sente la mia testa che sbatte contro i muri, vero? Si sente? La sentite? Non abbiamo neanche più gli avanzi. Ci ha fottuto Ferrothorn. Con una cosa che ha possibilità di avvenire bassissima. Ok, Leech Seed. Ora, ci scotterà anche Skarmory, il nostro caro amico. Skarmory vogliamo utilizzare Roost perché ci serve con Roost. Vediamo, non so, magari ci avvelena, anche se siamo di tipo acciaio. O ci paralizza e ci distrugge. No, paralizzare. Peggio di scottatura. Vediamo se è capace di scottarci un terzo Pokémon. Cosa fare? Siamo 5-4, piccolo vantaggio da parte nostra. Vantaggio non di salute, perché abbiamo molti Pokémon in bassa salute. Vantaggio di Tiving, che viene equilibrato dall'Axe. Mi ricorda la partita contro il Monopsico che abbiamo perso per Axe. Però, facciamo un lag. No, non c'è lag. 22%. 3 attack, 2%. Ah, almeno qua non ci ha axato. Andiamo di Roost, perché altrimenti non sopravviviamo. E se rimane in campo, no, manda in campo Smeagol. Manda in campo Smeagol e vuole molto probabilmente farci un vuoto tetro. Però noi lo freghiamo alla grande. Perché chi gli mandiamo in campo? Gli mandiamo in campo Scizor, che non può essere addormentato perché è già scottato. Nightshade ci ha fregato alla grande. Però questo ci permette di mandare in campo finalmente Heatran, che può sparare un Lavaplume grande quanto una casa. Lavaplume che può scottare tutti. Speriamo che scotti Staraptor. Speriamo che scotti Diggersby. O che faccia tanti. O che scotti tutti. Come mi hai scottato tutti, scotto anch'io. Lavaplume. Ed è scarfato. Quindi lo sfido. E sì, mi sono ancora dimenticato i soprannomi. Maledizione. Maledizione. Ok, 63%. Buttato giù. Buttato giù, non dobbiamo più temerlo. Chi manderà in campo a questo punto? Diggersby, molto probabilmente. Però abbiamo fatto recuperare vita a Skarmory. Abbiamo fatto recuperare vita a Skarmory ed è quello l'importante. È quello l'importante. Adesso cosa fare? Sacrificare Ferrothorn molto probabilmente. Niggersby, vuoi fare un terremoto? Vuoi fare un knockoff? Vuoi fare un knockoff secondo me. Ti conosco bene.
ti conosco bene. Mandiamo in campo Ferrothorn. Sacrifichiamolo, che ormai è ridotto a uno scolapasta. Tutte le punte l'hanno bucato a lui. Andiamo in campo Skarmory, che ancora è Rocky Helmet. Quindi andiamo prima di Roost. E poi pensiamo cosa fare. Dato che Porygon 2 non mi sembra più a scarica, altrimenti l'avrebbe già usato. Andiamo di Roost. The Fog non vale la pena farlo, se non si presenta un'occasione perfetta. Cosa farà questo avversario? Questo Niggersby, come piace chiamarlo a me. Tra l'altro si chiama 1, 2 Rolopanni, 1 e 2. Il pappone è la coppia, 1 e 2, perché sono coppie. Duck, Duck, Dog, Duck, 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 Impersonator e Smeagol. Non capisco questi soprannomi. L'avversario sta decidendo cosa fare, probabilmente proverà a sbucciare. Non lo so, forse ci deverà il Rocky Helmet. Ma non penso gli convenga, onestamente. Non penso gli convenga. Perché poi ci regala una tossina. A meno che non critti 10 volte e ci butti giù. Sì, perché è sempre probabile. Allora, cosa fare? Knock off 33%, quindi vuol dire che adesso non ci butta giù con neanche due knock off. Perciò possiamo permetterci di fare una tossina, mentre lui probabilmente switcha. Il che è un bel vantaggio. Sperando che switchi su Porygon, magari. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. No, 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 no. Adesso voglio provare a fare una cosa. Fare The Fog. Voglio vedere se il destino ce l'ha proprio contro di me. Voglio levare le levito roccia. Non ha un'utilità vera e propria, ma voglio vedere se riesce a scottarmi con un'altra tripletta. The Fog. Scottami. Ti sfido. Perché l'ho sfidato? Perché diavolo l'ho sfidato? Allora, però adesso devo... L'avversario ha forfettato. L'onestà, non so se è l'onestà. Comunque, finita questo episodio, che comunque penso che avrei vinto, perché mi sarei scongelato comunque nel momento in cui provavo a fare terremoto con Diggersby. Poi dovevo andare in campo a ruolare a scongelare. Comunque era da vedere. Comunque, seconda vittoria, vi ringrazio per la visione e vi ricordo di lasciare un mi piace, perché a 100 mi piace avrete il prossimo episodio della maratona in Ladderlock. Quindi questo è tutto, io vi saluto e continuando a dare un tocco di vista a Battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.